Ciao amici di Saper Fare, oggi finalmente, dopo tanto tempo, a richiesta anche di tanti iscritti sul canale YouTube, praticamente parleremo di Akai MPK Mini. Ne avevamo parlato come configurarla e quindi come impostare appunto i parametri essenziali. Adesso faremo il primo tutorial vero e proprio su come aggiungere praticamente ad una traccia un'altra traccia senza modificare appunto la traccia precedente. In tanti hanno avuto questa difficoltà, come anch'io all'inizio ovviamente ho avuto pure questa problematica. Poi ovviamente facendo un po' di studi attraverso insomma dei tutorial ho imparato qualcosa e cerco adesso di metterla a vostra disposizione. Parliamo ovviamente di MPC Beat, quindi praticamente il programma che ho trovato in dotazione con la Akai MPK Mini 3, quindi la versione 3, e adesso andremo a vedere appunto come fare per poter creare una base e poi aggiungere delle tracce. Bene, con questo vi invito sempre a iscrivervi nel nostro canale YouTube Saper Fare e di visitare il mio sito web www.siciliashop.info. Ma adesso andiamo a vedere come impostare appunto questo tipo di lavoro. Ho già collegato via cavo USB la nostra console attraverso il mio computer e adesso vedremo appunto una base, un piccolo esempio per capire come introdursi in questo nuovo mondo. Andiamo a vedere. Bene, eccoci qua praticamente con il programma già aperto sul mio portatile. Dobbiamo andare su File, Nuovo progetto, caricheremo un progetto vuoto e andremo a cercare adesso qualcosa da inserire per quanto riguarda l'inserimento nei pad. Inserirò questo, quindi terrò cliccato con il sinistro e lo porterò praticamente nel pad iniziale, quindi adesso se andrò a suonare su questo pad avrò questo symbol. Bene, adesso andremo a prendere qualcos'altro, andiamo a cercare una percussione, per esempio anche questo, e lo andremo a caricare ovviamente sul secondo pad. Quindi andremo a fare la prova. Ok, prenderemo qualcos'altro, vediamo se ci sono sui sample. Allora andiamo su trap, vediamo cosa c'è. Vediamo di trovare qualcosa. Va bene anche questo, prendiamo questo e lo caricheremo sul pad superiore. Quindi adesso ok, bene, vorrei farvi vedere appunto, magari inseriamo qualcos'altro come base ecco, prendiamo quest'altro e lo mettiamo nel secondo pad in alto. Benissimo. Adesso faremo in modo di caricare ovviamente un esempio di batteria. Ovviamente se non sono molto sincronizzato abbiate pazienza, sto cercando di farvi un tutorial leggero. Allora, ok, abbiamo caricato ovviamente un esempio così, insomma, preso tanto alla sprovvista, come si suol dire, però come facciamo adesso appunto a caricare qualcos'altro e mantenere appunto questo tipo di suono? Andiamo adesso a salvare questo strumento su track, scriveremo drum, ad esempio, potete scrivere quello che volete ovviamente. Premiamo invio della tastiera e abbiamo confermato questo strumento. Andiamo adesso sul plugin. Vedete che ancora non si è confermato. Ok, questo perché? Perché dobbiamo andare
su un USED e adesso vedete, quindi abbiamo praticamente caricato una nuova traccia con, ovviamente possiamo, intanto vado a fermare un attimo la registrazione, poi posso adesso decidere di cambiare suono e mantenere sempre quell'impostazione del drum. Vado su plugin, io ho praticamente caricato ovviamente alcune cose così di base, vediamo. Posso anche andare su file, allora edit, preferenze e vado a caricare i plugin che non avevo ancora caricato. Così posso inserire qualche plugin e farlo suonare insieme. Andiamo sui plugin. Come vedete c'è Hybrid, Mini Grand e Velvet. Andiamo su Mini Grand. Vedete? Il pianoforte. Ora, se andiamo noi su play, ovviamente abbiamo quell'impostazione e poi possiamo ovviamente scegliere un suono molto più particolare. Scegliamo qualcos'altro, vediamo. Andiamo su Hybrid. Vediamo di scegliere qualcosa di diverso. Ok, adesso faremo ovviamente un tentativo di registrare. Dobbiamo andare su overdub, facciamo clic e carichiamo qualche pezzettino così a caso. Vedete? Quindi questa è la sequenza da fare per aggiungere tutte le varie tracce. Quindi si conferma quest'altra traccia. Si scrive per esempio ambient, ad esempio, non lo so, quello che volete voi, ovviamente. Dopodiché si va sulla successiva, vuota, vedete? E possiamo caricare altro. Quindi ovviamente io mi fermo un attimo sullo stop e mi vado a scegliere un suono diverso. Ok, perfetto. Quindi adesso vado in play. Posso ovviamente aggiungere anche altre tracce, cioè posso modificare le varie tracce e fare come voglio praticamente in qualsiasi momento. Quindi spero che magari avete capito come appunto aggiungere le varie tracce sul pezzo da costruire e eventualmente se avete dei commenti, se non avete capito qualcosa, rivedete il video oppure eventualmente scrivetemi che cercherò di aiutarvi. Bene ragazzi, ho voluto fare un video ovviamente breve per, diciamo così, iniziare questo tutorial. Capite che anch'io ho difficoltà anche un po' a manovrare questa console perché non l'ho mai utilizzata a fondo e quindi cercheremo insieme di crescere e di capirne di più su questo utilizzo. Per il momento ci fermiamo qui, vi ringrazio per quanto riguarda aver visto il primo video che riguarda appunto il setup della nostra console. Con questo breve video cercheremo di approfondire con il secondo e ci vediamo appunto nel prossimo video. Ciao a tutti amici e buona domenica. Ciao ciao.